Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Sì, oggi tanti video, ne uscirà ancora uno alle 18 perché non ho dedico tutta questa giornata alla grande Juventus di ieri. Oggi nel video di questa delle 14 parliamo di iniezione di fiducia che la Juventus ha dopo questa grandissima vittoria sul Barcellona. Adesso iniziamo subito con questa immagine delle parole di Cristiano Ronaldo post partita nel suo social network. Le leggiamo e ve le commento io. È scritto Ronaldo: sempre bello tornare in Spagna, in Catalogna, sempre felice giocare al Camp Nou contro una delle migliori squadre che abbia mai affrontato. E vabbè, qui elogio come un minimo, come sempre, il Barcellona, visto che era da tanti anni che non era da un po' che non riaffrontava il Barcellona. E poi ha vinto anche 3-0 nello stadio della sua squadra, che è stata sempre rivale, visto che lui ha giocato tantissimo nel Real Madrid. E diciamo che qui, fin qui, elogia il Barcellona. Ma poi va a dire: Oggi eravamo una squadra di campioni, già questo è un'iniezione di fiducia. Poi uno se lo dice uno come Cristiano Ronaldo, che non è il primo che diciamo si ferma alla minima prestazione, lui deve sempre dare il massimo e continuare a vincere e vincere. Quindi se lo dice uno come Cristiano Ronaldo è sempre una cosa positiva. Era da un po' che non vedevo Cristiano Ronaldo scrivere queste parole sotto un suo post sui social network. Poi scrive: una famiglia vera, forte e unita. Giocando così non abbiamo nulla da temere fino alla fine della stagione. Forza ragazzi, andiamo Juve fino alla fine. Incita poi verso la fine ovviamente la sua squadra, la Juventus, e dice una frase molto molto importante secondo me: una famiglia vera, forte e unita, quella che un po' l'anno scorso è mancata da questa Juve, no? Lo vedevamo, sembrava uno spogliatoio non tanto coeso quello dell'anno scorso, quest'anno sembra uno spogliatoio più coeso, sembra che i giocatori si parlano anche di più rispetto in campo. L'anno scorso si è visto anche poi dai risultati arrivati, no? Abbiamo vinto sì lo scudetto, ma poi i risultati erano molto scarsi, con la sconfitta in Supercoppa, con la sconfitta in Coppa Italia. Quindi quest'anno sembra un gruppo molto più coeso, un gruppo che parla di più, con tanti innesti nuovi, tanti se ne sono andati a partire da Mutidi e finendo per Higuain, ma comunque tanti ragazzi giovani come McKennie, come lo stesso Arthur, comunque un ragazzo giovane che ha 23-24 anni, però ha grande esperienza perché ha giocato proprio nel Barcellona. Però è un gruppo di ragazzi molto più giovani, un Kulusevski, un Chiesa, gente che comunque a livello europeo ha avuto veramente poca esperienza. E una famiglia verde, scrive Cristiano Ronaldo, nulla da temere fino alla fine della stagione. Poi su questo sarà sempre poi da vedere cosa riusciremo a fare da qui alla fine della stagione, perché ci mancherà veramente tanto tempo. E questo comunque è un primo step, è un primo step che dà morale e fiducia, come ho detto anche nel video di oggi che avete visto alle 10. Però sicuramente dà morale e fiducia e ti dà consapevolezza dei propri mezzi, e che tu, Juventus, puoi andartela a giocare contro qualsiasi squadra, anche se si chiama Barcellona. Lo metto subito in chiaro: ok, che Barcellona non è il Barcellona di quelle 2-3 anni fa, però è sempre il Barcellona. Hai sempre giocato al Camp Nou, anche se non c'erano tifosi, avevi sempre un Messi davanti, avevi sempre un Griezmann, c'era sempre un Ter Stegen in porta, c'era comunque un Lenglet in difesa che non è di tutto rispetto, un Sergi Dest come terzino, che ragazzi è un giocatore fortissimo, Dest, anche se pur giovane, comunque avevi sempre un grande Barcellona davanti e sei sempre riuscito nell'impresa di vincere 0-3 a casa loro al Camp Nou. Sfido chiunque a non dire che una sparita così non ti vada a dare tanta di quella fiducia e tanta consapevolezza dei propri mezzi dopo che hai battuto il Barcellona per 0-3 in casa loro. E quindi questo può essere la svolta, no, di questa stagione. Forse già dopo il derby era una piccola la svolta, ma oggi era un altro esame del no, era un'altra prova del 9, quella di andare a vincere a Camp Nou, anche se non si vinceva, anche se si vinceva 1-2-0, era comunque sempre consapevolezza dei propri mezzi perché avevi sempre battuto il Barcellona. E comunque vabbè, non ce l'avevi fatta nel primato del girone, però così invece hai vinto 3-0, ti sei preso il primato del girone, che comunque cambia un minimo rispetto al secondo posto, sei sopra il Barcellona, hai dimostrato che tu nel girone sei la più forte di tutte le altre tre squadre che hai avuto contro. Quindi è una grande iniezione di fiducia, perché abbiamo visto una Juventus che fino adesso in questo percorso in Champions ha fatto molto molto bene. Vabbè, Dinamo Kiev e Fenerbahçe se le conosciamo, non erano due grandi squadre, però contro il Barcellona l'andata hai fatto una brutta prestazione e hai perso per 2-0, al ritorno hai convinto vincendo 3-0, comunque dà tantissima quella iniezione di fiducia. Queste parole comunque di Cristiano Ronaldo, che ve le rileggo ancora: una famiglia vera, forte e unita, fa ben sperare per il futuro. E speriamo veramente, noi tifosi juventini, che questa sia un po' la svolta della stagione di questa squadra. Sono parole forti, una famiglia vera, quindi lui cosa vuol dire? Una famiglia compatta e unita che va verso un unico obiettivo, che è quello di vincere. L'ha detto anche Bonucci pre partita: domani se vinciamo sarà una lezione di fiducia. E l'ha detto anche post partita, che la squadra ha fatto benissimo, lui ha detto come nel secondo tempo del derby, ma quello non c'entra niente, perché la Juventus ieri ha giocato con tutt'altra mentalità, fin dall'inizio ha giocato come aveva giocato con gli ultimi minuti nel derby, che poi è andata a rimontarla. Però ieri è veramente grande prestazione di tutta la Juventus, iniezione di fiducia sì, perché poi si dice anche un giocatore come Cristiano Ronaldo, no, non ha mai scritto Ronaldo queste parole sotto un suo
sotto un suo posto, comunque sotto i social network. Poi Ronaldo non è uno che va tanto davanti ai microfoni, quindi se vogliamo leggere le parole di Ronaldo, puoi solo vedere tramite i social network, e ha scritto proprio questo: nulla da temere fino alla fine della stagione, speriamo bene, speriamo che sia la svolta di questa partita, speriamo sia la svolta per questa stagione, come la stagione 2015-2016, che dopo il derby aveva iniziato a rifilare tante di quelle vittorie e una Juventus sempre più compatta. Speriamo continui così. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, mi raccomando, molto molto importante. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella ragazzi.